L'omicidio di Marzia Capezzuti e gli arresti di 3 persone nella giornata di ieri hanno sconvolto la cittadina di Ponte Cagnano, Faiano. Sul caso è intervenuto il sindaco Giuseppe Lanzara. Ascoltiamo il suo pensiero. La vicenda di Marzia ha unito una comunità intera in un dolore molto forte, perché un omicidio efferato che una città come quella di Ponte Cagnano Faiano non aveva mai conosciuto. Quindi davvero ci uniamo, ci stringiamo tutti al dolore della famiglia, dei familiari. Sicuramente queste novità, questo passo in avanti dal punto di vista giudiziario è importante anche per restituire un minimo, per quello che è possibile, di serenità su questa vicenda. Si tratta comunque di una nuova ferita per Ponte Cagnano dopo il femminicidio di Anna Borsa. Sono state 2 vicende, anche quella di Anna Borsa, che hanno sconvolto una comunità intera. Noi con le politiche sociali, con il mondo dell'associazionismo, del terzo settore, anche attraverso il lavoro intenso che facciamo, che svolgiamo tutti i giorni nelle scuole, proviamo a spiegare che questi aspetti sono aspetti di carattere anche culturale. Cosa voglio dire? Molto spesso le donne rifiutano all'inizio di voler denunciare, pensano di poter risolvere la questione, anche questi litigi, in maniera, diciamo, differente, semplificando il tutto. Invece è necessario che le donne possano denunciare. Noi abbiamo fatto tantissimo in questo senso, c'è un numero dedicato, c'è un servizio fatto di professioniste, c'è tutta un'attività importante che viene fatta anche per la privacy, quindi per la riservatezza di queste denunce. C'è addirittura un'app che abbiamo promosso, che può essere scaricata, ed è un'app appunto che non è visibile, non è riconoscibile attraverso il cellulare. Stiamo provando a dire in tutti i modi, a fare qualunque cosa per dire che quando si verificano ipotesi, casi di questo tipo, è fondamentale denunciare. Questi casi insegnano che quando in questi casi, ad esempio, non c'è stata questa denuncia, non c'è stata questa attività iniziale, e quindi questa è stata una grossa limitazione rispetto alla possibilità probabilmente di poter evitare questi casi così atroci.